Buonasera, ben ritrovati a Politica la Parola, il nostro talk show serale in diretta, come sempre dallo studio 1 di Milano Pavia TV. Vado subito a sedermi al tavolo della politica perché questa sera parleremo di elezioni provinciali. In provincia di Pavia si andrà a eleggere sabato prossimo, le urne saranno aperte dalle 8 alle 20, il futuro presidente della provincia che prenderà il posto di Vittorio Poma, e questa sera abbiamo voluto fare, doveva essere almeno un confronto, ma si è presentato solo un candidato, lo state già vedendo, è Giovanni Palli della lista alla provincia dei comuni. L'altro candidato, Angelo Bargigia, ha declinato l'invito, secondo me in modo ingiustificabile, anche perché bisogna metterci la faccia, noi lo diciamo sempre qui al tavolo della politica, soprattutto se si fa politica, perché i nostri telespettatori, ma i cittadini della provincia devono sapere qual è il futuro di questo territorio, un futuro che ha davvero bisogno, e presentarsi al tavolo doveva essere una cosa sicuramente doverosa. Noi abbiamo lasciato appositamente una poltrona scoperta proprio perché vogliamo evidenziare proprio questa assenza che pesa innanzitutto nel rispetto dei nostri telespettatori, perché noi abbiamo voluto organizzare proprio questo incontro per fare un po' il punto sul futuro del nostro territorio, una politica che davvero, questo dimostra una politica forse non attenta al territorio, non lo so, questo non sta a me a dirlo, ma sicuramente un'assenza davvero ingiustificabile, perché soprattutto in una elezione dove già i cittadini non vanno a votare, ma sono soprattutto gli amministratori che andranno a eleggere il proprio candidato, il proprio ovviamente presidente della provincia, ancor di più in un'elezione così complicata, dove davvero la presenza del cittadino non c'è, ancor di più doveva essere presente il candidato Bargigia, soprattutto per fare il punto della situazione su alcune tematiche scottanti come viabilità, infrastrutture, scuole e tante altre cose, soprattutto il futuro di questo territorio. Quindi noi, al di là dell'assenza così pesante, abbiamo voluto portare avanti questo dibattito. Io davvero ringrazio di cuore Giovanni Palli per la presenza, e anche in segno di trasparenza nei confronti dei cittadini pavesi, nei confronti dei nostri telespettatori, a cui noi teniamo davvero tanto, e proprio per questo motivo abbiamo voluto organizzare, a prescindere dall'assenza di ingiustificata, lo ripeto ancora e lo sottolineo, di Bargigia. Allora, sarà una puntata davvero un po' smart, un po' veloce, proprio per andare a toccare dei temi davvero cruciali della nostra provincia. Come dicevo, vado subito a presentarvi il candidato della lista alla provincia dei comuni, Giovanni Palli, sindaco anche di Varzi e presidente della comunità montana. Ben ritrovato Palli, buonasera e grazie di aver accettato in 20 secondi il nostro invito. Buonasera direttore, grazie a voi per l'invito. Allora, le domande sarò io a rivolgere, non ci saranno in collegamento come sempre nel nostro tavolo tanti politici regionali e non solo, ma ci saranno dei colleghi giornalisti. Vado subito a presentarveli, ecco, li vedete nel nostro monitor. Abbiamo con noi Oliviero Maggi, giornalista della provincia pavese, corrispondente dall'Oltrepò. Ben ritrovato Oliviero, ciao. Ciao, grazie per l'invito. Con noi abbiamo anche Manuela Marziani del Giorno, ben ritrovata Manuela, buonasera, ciao. Ciao, ciao, buonasera. E poi due direttori responsabili di giornale, abbiamo con noi Sandro Repossi, direttore responsabile del Ticino di Pavia, ben ritrovato Sandro. Ciao Stefano, buonasera al candidato Palli e ai telespettatori. E con noi anche il direttore settimanale La Lomelina. Oggi è un po' il naso che fa fatica perché ho un raffreddore, non ho Covid, l'ammetto, però purtroppo la stagione ci porta a essere un po' influenzati. Con noi abbiamo anche il direttore del settimanale La Lomelina di Mortara, Emanuele Di Marco. Ben ritrovato Emanuele, ti saluto. Ciao Stefano, ciao, buonasera al tuo ospite e a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo subito. Palli, io volevo parlare con lei, al di là che poi entreremo anche nelle tematiche più calde, lo faremo anche con i nostri giornalisti, con gli altri colleghi, però di un tema che insomma da ieri sta un po' scaldando la politica, soprattutto nel capoluogo, ovviamente, Pavia. Insomma, quella lettera firmata insomma da tanti dal centrodestra, che un po' ha spaccato anche la giunta, o meglio l'amministrazione comunale di Pavia. Ai nostri microfoni non più tardi del 17 di oggi il consigliere regionale Mura dice: è stato fatto uno sgambetto, quindi una situazione delicata in un capoluogo che ovviamente è di matrice leghista. Come leggiamo, come legge questa situazione politica a Pavia? Intanto buonasera a tutti e buonasera ai direttori e ai giornalisti che sono intervenuti. Sicuramente Pavia città è una città importante, è la città capoluogo dove il centrodestra governa bene,
è un sindaco della Lega che ha vinto in maniera netta al primo turno nel 2019 grazie ad una campagna elettorale molto importante, grazie anche ai simboli di partito, in particolare la Lega che in quel periodo alle europee aveva fatto il record del 34%, se non ricordo male, a Pavia intorno al 27-28%. Sicuramente un risultato dove la Lega è stata traino, è andata molto bene anche Forza Italia, è andato molto bene Fratelli d'Italia, credo che sia uno dei tre più grandi comuni della provincia di Pavia dove la politica ha un peso molto importante. Pavia, Voghera e Vigevano, i simboli fanno la differenza e sicuramente sono stati decisivi per quella vittoria. La politica in quei comuni ha un peso importante. Io non entro nel merito delle scelte politiche o di quello che è successo, perché non entro mai nel merito di casa altrui. Sicuramente ho apprezzato molto che ci sia stato poi un appoggio alla mia candidatura anche da parte del sindaco di Pavia Fracassi. No, ha fatto rumore questa lettera, nel vero senso della parola. Nel frattempo vi ricordo che siamo anche in diretta sul nostro principale social Facebook, sulla nostra pagina Milano Pavia TV. Sono già arrivate alcune domande per il nostro ospite, il candidato Palli, perché magari durante la serata andremo anche a presentarle a lui stesso. Allora, Repossi, parto da lei, visto che si parlava di Pavia. Io ho già fatto questa domanda un po' spinosa al candidato Palli. Da dove ricominciamo, Sandro? Ma io volevo chiedere a Palli, al di là della sua dichiarazione, sicuramente che ha appena fatto una dichiarazione ispirata al buon senso, alla pacatezza, però il fatto che questa sera la persona che è suo rivale in questo contenzioso per le provinciali non sia presente, è sintomatico del disagio che si vive soprattutto all'interno della Lega. E questo fatto, tutto quanto si è discusso in queste settimane, ha finito quasi per oscurare i temi concreti che toccano più da vicino i cittadini della nostra provincia. Ecco, una volta superato l'appuntamento elettorale di sabato, lei dovesse essere eletto presidente della provincia, secondo lei ci sarà la possibilità di ricompattare prima di tutto la Lega e poi anche eventualmente il centrodestra per affrontare i problemi? Perché è questo l'interrogativo che ci poniamo, perché in questa campagna elettorale, nonostante il vostro tentativo di affrontare temi concreti, si è parlato di tutto fuorché dei problemi veri della provincia di Pavia. Beh, sicuramente, io credo che il focus principale siano i progetti, siano i temi, poi ai cittadini della politica e delle beghe di partito interessa poco. Non nego che sia rimasto molto, molto sorpreso dalla scelta che è stata poi fatta da parte di alcuni iscritti al movimento di partire di mettere in piedi questa lista, che voglio sottolineare una lista che è contro il centrodestra, perché il centrodestra in maniera ufficiale ha appoggiato la mia candidatura con i tre partiti compatti, una candidatura che ha anche voluto, perché io in questi giorni ho incontrato tantissimi sindaci, tantissimi amministratori, appena fatto un incontro con l'amministrazione di Mortara e ho appena detto che sono arrivato 159 sindaci su 186 della provincia di Pavia e sto correndo tantissimo perché al di là dell'appoggio importante della politica, che io dico sempre è fondamentale, perché una candidatura e una presidenza con un forte peso politico sicuramente può dare una mano a questa provincia, è importante la condivisione con i territori, con i sindaci, con i tantissimi sindaci che fanno parte dei 146 piccoli comuni su 186 totali della provincia di Pavia. Io sto già adesso in questa campagna elettorale costruendo il programma, costruendo quello che saranno i prossimi 4 anni insieme al territorio, insieme ai sindaci. Non credo che ci sarà nessun tipo di problema a partire da lunedì, nel caso in cui io fossi eletto presidente della provincia, nel lavorare in maniera sinergica con tutti i comuni della provincia di Pavia, a partire da Pavia Città, che è un comune importante, che è il capoluogo,
con un sindaco con cui peraltro io ho un ottimo rapporto e conosco da moltissimi anni. Quindi credo che questa anomalia, chiamiamola così, questa scelta di pochi di portare avanti una candidatura alternativa a quella ufficiale non rappresenti poi un problema nella gestione dell'ente provinciale. Sicuramente per me non c'è nessun tipo di problemi e partirò sicuramente da un approccio con Pavia Città assolutamente collaborativo e che penso possa dare una mano ad una città in cui io vivo, perché in pochi lo sanno, ma io sono residente a Pavia, a Varzi, sono sindaco, ma nella campagna elettorale i miei detrattori mi hanno accusato di essere un pavese che è andato a fare la campagna elettorale a Varzi. Quindi io vivo a Pavia Città dal 99, voto anche lì, quindi direi che la sento anche come la mia città. Insomma, mano tesa a Pavia. Andiamo in oltre po' con Oliviero Maggi della provincia pavese. Oliviero. Sì, buonasera a tutti. Mi sembra che un tema forte di questo territorio siano le logistiche. Il tema delle logistiche, che sia a Stradella che in Broni, insomma, nella zona, nel Pavese, è un tema molto, molto caldo, sia dal punto di vista del lavoro, sia dal punto di vista dell'ambiente e della viabilità. Ecco, mi piacerebbe sapere da Palli che cosa può fare veramente la provincia per diciamo regolamentare un po' questo mondo che purtroppo in molti casi è ancora troppo selvaggio, diciamo. Beh, credo che ci sia un documento molto importante che è il PTCP provinciale, che peraltro è stato rinviato nell'ultima conferenza dei sindaci, dove non vi è stato il numero legale, è stato rinviato e sarà, credo, la priorità, il primo argomento da trattare per il prossimo presidente della provincia già dal prossimo lunedì. Documento importante, il presidente Poma aveva mandato a tutti i comuni delle richieste per osservazioni al PTCP, osservazioni che sono state inviate e credo da tutti i comuni, mio sicuramente, e anche i comuni della comunità montana che rappresento, un documento importante che dà delle linee di indirizzo ai piani di governo territoriali, ai PGT, che poi sono i documenti che determinano le zone di ciascun comune dove sarà possibile, dove è possibile costruire delle logistiche. Il tema logistica è un tema molto sentito, io in tutti gli incontri che ho fatto sul territorio, soprattutto nel Pavese, nel Basso Pavese, ho trovato molti sindaci che hanno esternato la loro preoccupazione per un consumo del suolo selvaggio e non regolamentato. Sicuramente bisogna fare un ragionamento senza pensare che ogni intervento e ogni opportunità economica sia un'opportunità sempre da fare e comunque da cogliere al volo. Io credo che prima di procedere in una determinata direzione bisogna fare dei ragionamenti molto seri, legati sicuramente alle infrastrutture, perché ci sono tantissime logistiche che sorgono in zone dove le infrastrutture non sono adeguate nel portare 300-400 tir. Ci sono strade provinciali che sono larghe così, faccio proprio il gesto perché ne ho viste parecchie, dove fanno fatica a passare due auto contemporaneamente. Sicuramente un passaggio massiccio di camion può portare a dei disagi importanti per la popolazione, sicuramente inquinamento, sicuramente consumo del suolo, quindi va fatto un ragionamento molto, molto ampio e molto specifico, perché ci sono zone dove magari si è vicino alle autostrade, dove può avere un senso, ci sono altre zone invece dove forse bisognerebbe fare un ragionamento diverso. Questo sicuramente è un punto di vista che viene anche dalla
concertazione e dal confronto con i comuni, perché un po' il motto di questa provincia di comuni che sta nascendo è proprio sostegno agli amministratori e vicinanza ai cittadini, perché secondo me anche su questi temi va fatta un ragionamento e un'ampia discussione e una profonda riflessione con i territori, che sono poi quelli che devono indicare quale sia la linea e devono essere poi supportati dalla provincia stessa. Ovviamente il tema logistica è poi anche correlato al tema lavoro, poi magari ci entreremo nel corso della puntata, perché anche questa è una sfaccettatura molto importante del tema appunto di questo consumo del suolo attraverso le logistiche. Vado in Lomellina invece con Emanuele Di Marco, direttore settimanale della Lomellina di Mortara, prego. Allora, beh, io a proposito di strade, tra l'altro ci tornerei magari più tardi, perché il discorso della viabilità è forse decisivo sul nostro territorio. No, io mi riallaccerei al discorso politico. Vabbè, queste sono chiaramente elezioni di secondo livello, quindi appunto i cittadini non saranno direttamente chiamati in causa. Ma parliamo comunque di politica e lo abbiamo ben compreso in queste settimane, proprio con le dinamiche che sono andate a svilupparsi. Sindaco Palli, che è stato pochi minuti fa appunto a Mortara, che è poi tra l'altro uno dei principali comuni che andranno al voto il prossimo anno. Comune la cui particolarità non è l'unico sul territorio di avere una maggioranza, diciamo, monocolore con la Lega al governo in questi 5 anni e i partiti, diciamo, i naturali alleati all'opposizione. Quello che le chiedo è: può, a suo parere, per quelle che sono, diciamo, le sensazioni che per certi aspetti ha respirato e annusato sul territorio, diciamo, può l'esito anche del voto provinciale andare magari a influenzare eventuali dinamiche più prettamente cittadine e locali, magari spronare i politici locali a un certo tipo di dialogo? Guardi, io dalla gestione cittadina faccio sempre questa premessa: delle dinamiche politiche di territorio, siccome noi siamo sempre stati un partito che ha lasciato alle sezioni locali la gestione e la scelta di eventuali candidature e alleanze politiche, perché siamo convinti che chi fa e porta avanti un'azione politica sul territorio conosce molto meglio di chi ha un ruolo magari romano o regionale quello che sono le dinamiche di territorio. Quindi stasera non si è parlato nella maniera più assoluta di quello che saranno le prossime elezioni comunali. Quello che posso dire è che conosco bene gli amministratori di Mortara, il sindaco Facchinotti, i consiglieri comunali, gli assessori. Facchinotti ha fatto 2 mandati importanti, è una città che ha una storia importante, si è sempre vinto, diciamo, con una giunta monocolore. Conosco bene anche gli amministratori che sono in minoranza in questo momento di Forza Italia, conosco bene sia Forza Italia che il consigliere di Fratelli d'Italia, quindi sia la Paola Savini che Fabrizio Giannelli che Daniela Bio, che è anche l'attuale vicepresidente della provincia di Pavia. Sono persone intelligenti e sono bravi amministratori, però non voglio entrare in questa dinamica, perché credo che ci sarà il nuovo segretario cittadino, il Simone Ciaramella, che è una persona con esperienza, e anche Marco Facchinotti e gli amministratori uscenti, che sapranno sicuramente scegliere nella maniera più opportuna per continuare a dare un buon governo alla città di Mortara. Allora, chiudiamo qui questa prima girandola di domande, vado in pausa pubblicitaria, poi rientriamo e vado subito da Manuela Marziani del Giorno a Pavia. A dopo. Eccoci nuovamente in diretta con Politica la Parola. Ecco, questa è la sedia vuota lasciata da Angelo Bargigia, che non ha voluto essere presente al nostro confronto tra i candidati alla presidenza della provincia di Pavia, quindi ringrazio ancora una volta di aver accettato il nostro invito a Giovanni Palli, che è qui con noi in studio per parlare un po' del futuro del nostro territorio pavese. Allora,
Ricominciamo la nostra girandola di domande. Vado da Manuela Marziani del Giorno. Sì, ecco, io vorrei un attimo portare l'attenzione sulle scuole. Negli ultimi anni, diciamo dopo la pandemia, la provincia è intervenuta pesantemente sulle scuole, ma ancora non basta perché mancano palestre, mancano spazi, qualche volta manca anche il riscaldamento. E quindi lei ha detto finora da lunedì posso fare questo, da lunedì vorrei fare quest'altro. Ecco, da lunedì i ragazzi che cosa si devono aspettare per l'edilizia scolastica? Pur sapendo che da lunedì si potrà cambiare il mondo con una bacchetta magica, immagino. Assolutamente. Diciamo questo, che è uno dei temi più importanti dell'edilizia scolastica. Diciamo anche che rispetto al passato, dove provincia ha fatto fatica a chiudere i bilanci, c'è stata una relazione di fine mandato del presidente Poma molto ben fatta, dove si è detto e si è spiegato la drammaticità dei momenti degli anni passati dopo la legge del Rio, con lo svuotamento delle province, i pochi fondi e la difficoltà di fare interventi assolutamente sulle scuole, di tappare anche qualche buca nelle strade. Sull'edilizia scolastica, qualche giorno fa, circa una settimana fa, sono arrivati 30 milioni di euro dal MIUR da investire in provincia di Pavia, fondi importanti per intervenire su scuole che hanno bisogno di interventi importanti, di adeguamento. Sono strutture molto spesso storiche, che hanno appena i requisiti per essere al passo con i tempi. Sicuramente un piano Marshall, io dico sempre, sulle scuole, sugli interventi sulle scuole per l'edilizia scolastica va fatto anche per gli efficientamenti, per la transizione ecologica, per portare queste scuole ad impatto zero, come le chiamano, che possano diventare dei poli della conoscenza aperti alla cittadinanza. Sicuramente negli ultimi 2 anni l'amministrazione provinciale uscente ha fatto interventi importanti, ha fatto anche dei progetti importanti. C'è un progetto che è stato anche portato avanti ed è in corso di valutazione da Fondazione Carip sugli emblematici dell'Istituto Cossa di Pavia. Sono stati fatti degli interventi a Mortara, sul Pollini. Ci sono delle richieste importanti da Broni, Golgi e da Vigevano con il liceo Elitis. Sicuramente si potrà anche intervenire sfruttando il PNRR con interventi e anche nuove costruzioni. Sicuramente sarà importante programmare fin da subito degli interventi mirati su un tema che è veramente importante ed è un tema delicato. Però credo che nei prossimi 4 anni si possa fare bene, proprio perché è cambiato rispetto al passato la forza economica, i fondi a cui la provincia potrà accedere. Parlo di PNRR, ma ci sono anche importanti fondi regionali, lo voglio dire. Regione Lombardia ha, con il cosiddetto piano Fontana, che all'inizio veniva chiamato piano Marshall, un indebitamento da 4 miliardi di euro che ha portato fondi importanti al territorio. Oggi in Consiglio regionale sono stati approvati una serie di interventi per il territorio. Lo sottolineo perché si parlava di politica. Avere una politica forte, che può essere una politica forte per un comune ma anche per una provincia, può far portare a casa e può far portare sul territorio importanti investimenti. Basta vedere oggi il comune di Voghera, che è stato finanziato per 1,6 milioni sul teatro sociale. Credo che questo sia un esempio di cosa voglia dire avere una politica forte che amministra. Allora Palli, la faccio io la domanda. Abbiamo già, con Manuela Marziani, abbiamo già cominciato a parlare delle tematiche, quelle un po' più costruttive del territorio. Chiudiamo un attimo il capitolo politica in generale, e quindi io banalmente le dico: viabilità,
che è un tema sicuramente il più spinoso, più complicato, è uno dei temi su cui la provincia di Pavia ha competenza insieme appunto all'edilizia scolastica e lo sportello lavoro. Quindi cominciamo a intavolare, poi se anche i nostri colleghi poi vogliono avere anche delle delucidazioni proprio sul tema viabilità, perché è un tema, come dicevo, particolarmente sentito in provincia di Pavia, al di là delle famigerate buche nelle strade, perché poi si parla di questo anche, perché poi i cittadini non vogliono bucar gomme, non vogliono rompere semiassi. Qualcosa è stato fatto nell'ultimo anno, bisogna dirlo, il presidente Poma ha investito parecchio per sistemare alcune importanti arterie, soprattutto i manti stradali di importanti arterie stradali, tanto altro c'è da fare. E poi c'è l'annoso problema dei ponti, con una Gerola ancora chiusa, dovrebbe riaprire a breve in modo alternato per consentire l'ultimazione dei lavori, c'è l'annoso problema della Becca e tanto altro ancora. Da dove iniziamo? Non lo so, io mi metterei le mani nei capelli se fossi lei, dovesse essere presidente. Diciamo che si faccia una premessa, incrocio tuttora il presidente Poma, io gli ho sempre detto, presidente della provincia che ha delle competenze sulla viabilità, sui ponti, sulle infrastrutture dirette, un amministratore unico, perché il presidente oggi è un amministratore unico, come se fosse un amministratore unico di un'azienda, perché ricordiamo che non c'è una giunta, c'è un consiglio provinciale, ma tutte le scelte sono in carico al presidente. Io gli ho sempre detto, io fossi in te non dormirei molto di notte vedendo tutte le problematiche che ci sono, in particolare sui ponti. È stata fatta molta manutenzione, bisogna anche dire che ci sono, visto che ha fatto l'esempio del ponte della Gerola, c'è anche il ponte della Becca e ci sono ponti che insieme al ponte della Becca sono stati tra l'altro ceduti per competenza ad ANAS. La provincia di Pavia, per esempio sulla Becca, sta portando avanti la progettazione che è stata finanziata, 1,5 milioni di euro. Abbiamo fatto un intervento al comitato ponte della Becca proprio sabato scorso, dove l'ingegner Calvi ha illustrato quelle che sono le possibilità ed i passaggi che poi verranno fatti per arrivare a questo progetto, questo studio di fattibilità, progetto preliminare tecnico-economico, adesso hanno cambiato anche la terminologia, però sono degli interventi che vanno fatti, interventi importanti. Fu fatto un emendamento per la costruzione di nuovi ponti sul Po, fatto dall'onorevole Lucchini nel primo governo giallo-verde, quando c'erano Lega 5 Stelle, proprio perché, essendo una parlamentare di territorio, lei aveva ben chiaro che bisognasse intervenire radicalmente sui ponti, più che continuare a fare una manutenzione che porta negli anni a spendere molto, ma comunque a mantenere dei rischi importanti. Sicuramente su questi ponti che sono passati ad ANAS la provincia può comunque portare avanti le istanze di territorio, perché anche se non avrà più direttamente la competenza, può essere un king master, come chiamano adesso usando un inglesismo, cioè un attore che non ha competenze dirette e non può investire, ma che comunque può far pesare la propria importanza, il proprio peso politico. Sicuramente può essere un interlocutore poi per ANAS, per cercare di arrivare nel modo più rapido possibile ad ottenere il risultato finale. Ci sono, è vero, investimenti che bisognerà fare per mettere a posto le strade, per tappare le buche, però bisognerà fare anche una programmazione per potenziare le infrastrutture. Qua siamo in Lomellina, per esempio l'accesso alla Lomellina va assolutamente potenziato, è un qualcosa che mi stanno chiedendo, l'accesso intendo dalla parte pavese e dall'Oltrepò va assolutamente potenziato. Si è parlato di un nuovo casello che è stato portato avanti da tutta la politica, ma sicuramente c'è bisogno di nuove infrastrutture per collegare in maniera più rapida la Lomellina
e per dare un aiuto sia alla quotidianità dei cittadini ma anche alle tante aziende. Anche in Lomellina occidentale vanno fatti interventi per accedere, per potenziare gli accessi al Piemonte. Sono stato anche a Robbio in questi giorni, e anche lì una zona industriale importante, sicuramente vanno fatte delle infrastrutture che servono per potenziare il territorio. Questo è un punto importantissimo, un punto peraltro che tutti i presidenti, tutti i candidati, tutti coloro che dovranno amministrare questa provincia e che amministreranno nel prossimo futuro, sicuramente lo avranno come priorità principale. C'è tanta carne sul fuoco, sicuramente bisognerà essere pronti a finanziare al netto dei fondi che si avranno le priorità. Certo, ecco, sarebbe piaciuto anche sapere l'opinione di Bargigia anche su questa tematica che è così particolarmente spinosa per il nostro territorio, ovviamente la viabilità. Purtroppo non, in modo ingiustificabile non riusciamo a capire perché non è qui con noi. Allora, Repossi, ritorno da te a Pavia, insomma, parlavamo di viabilità, una viabilità davvero necessaria per questo territorio, insomma, cerchiamo di capire anche un po' quali possono essere altre tematiche. Non ti sentiamo, Sandro, ovviamente hai il microfono spento. Niente, non riusciamo a sentirti. Non riusciamo a sentirti, proviamo ancora un secondo, poi cambiamo, ritorniamo da te dopo. Prova a vedere se riusciamo a parlare con te, Sandro. Niente male, riproviamo adesso, la regia mette a posto tutto. Allora, Oliviero, vengo da te in Oltrepò Pavese, da dove ripartiamo? Io rimanendo sul tema viabilità e trasporti, sottolineerei la questione dei pendolari, che sia su treno che su ferro che su gomma, sappiamo cosa i nostri pendolari vivono ogni giorno per spostarsi nei luoghi di studio e di lavoro dall'Oltrepò, ma un po' da tutte le zone della provincia, e anche se diciamo più direttamente la provincia come amministrazione è interessata alla questione del trasporto su gomma, mentre diciamo i treni sono più una competenza regionale, però credo che legato al tema della viabilità ci sia appunto questo tema dei trasporti che hanno bisogno di, in un territorio di pendolarismo come quello della nostra provincia, sia fondamentale dire qualcosa anche su questo problema. Sì, come dicevamo prima, io ho utilizzato quella, non è che ami utilizzare delle parole inglesi assolutamente, però mi viene sempre in mente quella del kingmaker, cioè alla fine noi siamo, la provincia può avere sicuramente un ruolo politico, un ruolo di peso nel riuscire a trattare e a portare avanti quelle che sono le criticità di territorio. Sicuramente il trasporto su ferro è un problema importante. Il direttore parlava di Stradella, perché c'è Stradella Pavia che è una linea utilizzata dai pendolari, che molto spesso ha degli imprevisti, molto spesso dei problemi, come è importantissimo anche dal punto di vista strategico l'aumento, il raddoppio della linea ferroviaria Mortara-Vigevano-Milano. Sono dei temi dove provincia può sicuramente andare sui tavoli per trattare, per cercare di portare quelle esigenze del territorio che possono dare un servizio alla quotidianità dei cittadini. Anche sul trasporto su gomma, quindi in particolar modo che oggi è gestito da autoguidovie, io mi sono trovato molto spesso come presidente della comunità montana, mi piace fare questo parallelismo, perché comunità montana
è un ente di secondo livello che ha delle funzioni diverse rispetto a provincia, però è un ente che coordina 18 comuni che ne fanno parte e quindi in piccolo, visto che provincia ne coordinerebbe 186, ha degli analogismi che me la ricordano. E come comunità montana abbiamo avuto molto spesso degli incontri e anche degli scontri con il gestore del trasporto pubblico locale, perché chiaramente noi cerchiamo sempre di trasmettere le richieste dei cittadini. Ci sono delle corse che è vero magari sono utilizzate da pochi utenti, però sono dei servizi importanti, in particolar modo in zone come possono essere le zone montane, ma non solo, anche questa problematica l'ho riscontrata in tanti territori, l'ho riscontrata a Bascapè, per esempio, parlavo col sindaco, l'ho riscontrata in Lomellina con più sindaci, dove c'è la necessità di avere un ente, una figura che possa fare sintesi e possa trattare, possa portare avanti le esigenze del territorio anche con un gestore del servizio come per esempio è in questo momento Autoguidovie, anche se la competenza è in questo momento passata ad altri interlocutori e altri enti. Certo. Riproviamo a collegarci con il direttore del Ticino, Sandro Repossi. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Perfetto. Allora, io volevo tornare a parlare di lavoro e di economia. Lunedì scorso il presidente uscente Vittorio Pomba ci ha presentato i servizi dei centri per l'impiego con delle novità importanti che riguarderanno la sede centrale di Pavia, ma anche le sedi di Voghera e Vigevano. E ne è emerso, diciamo, un ruolo importante della provincia attraverso questi centri per l'impiego, grazie ai fondi stanziati dal governo, ma anche al ruolo che Regione Lombardia assegna alle province per questa appunto funzione istituzionale. Quindi un ruolo propositivo con la capacità anche di sapere intercettare le domande di lavoro dalle aziende con anche le proposte che fanno i lavoratori, anche non solo i giovani, chiaramente un occhio di riguardo per i giovani, ma anche per coloro che sono usciti dal mercato del lavoro, magari hanno 50 anni e hanno la necessità di rientrarci. Volevo che Palli potesse darci una sua prospettiva su questo tema e aggiungo un'altra cosa, il ruolo di Pavia nei confronti di Milano, perché mi sembra un momento chiave questo dello sviluppo di Pavia e del territorio per i prossimi 10 anni. Ci sono delle realtà come ad esempio gli industriali che hanno fatto una scelta di campo precisa, hanno deciso di entrare, di allearsi con Milano perché vedono come strategica questa alleanza Pavia-Milano, quindi non più Pavia fagocitata da Milano, ma Pavia che può sfruttare il traino di Milano. Ecco, volevo che lui ci desse anche la sua opinione sul rapporto Pavia-Milano. Ma intanto sul contesto dal punto di vista del lavoro, noi dobbiamo cercare di dar voce ad una generazione restituendo, diciamo, un contesto di accesso al lavoro e di formazione professionale più chiaro ed efficace. Sicuramente bisogna cercare di portare nel mondo del lavoro le persone utilizzando la vocazione di territorio e seguendoli in tutti gli step fino alla, proprio al posto, all'assunzione, al posto del lavoro. Noi, lo dico sempre facendo una legge con comunità montana, abbiamo fatto oltretutto anche dei corsi specifici di territorio, faccio un esempio che è una vocazione enogastronomica, i famosi corsi FTS insieme a Regione Lombardia, che hanno formato ragazzi che hanno avuto la possibilità immediata di essere inseriti sul territorio nel mondo del lavoro. Noi abbiamo un rapporto come Pavia con Milano importante, io dico sempre che dobbiamo sfruttare due enti importanti, quali l'Università degli Studi di Pavia e Asso Lombarda. La scelta è stata chiara da parte di Confindustria Pavia, anche se c'è stato in un primo momento
delle visioni diverse, ma poi si è andati in Asso Lombarda. Asso Lombarda può essere una grande opportunità per il territorio pavese. Io lo dico spesso ed era stato anche uno dei punti portati avanti in campagna elettorale a Pavia città. Io l'ho vista da cittadino e da osservatore diciamo interessato, la possibilità di sviluppare anche sul territorio, anche attraverso per esempio un ente, un'associazione come Asso Lombarda, anche un turismo congressuale, visto che Asso Lombarda fa 600 congressi annui. Io credo che provincia possa pensare di portarne anche 10-15 in provincia di Pavia, partendo da Pavia città e magari cercando di individuare in Oltrepollo, Mellina e nel Pavese delle strutture che possano ospitare questi congressi. Sicuramente ci possono essere delle sinergie importanti con enti importanti, è una sinergia, sono dei passaggi che potranno essere portati avanti in maniera strutturata, in maniera finalizzata, con i rapporti stretti che un ente importante come provincia può avere con queste associazioni. E l'Università degli Studi di Pavia sicuramente che è un partner con cui si sta collaborando e si continuerà a collaborare anche in futuro. Grazie Palli. Io mi fermo per qualche istante, poi andremo a leggere qualche messaggio arrivato anche dal web e poi continuo la nostra girandola con Di Marco e Emanuela Marziani. A dopo. Eccoci nuovamente in diretta. Allora andiamo a leggere qualche messaggio arrivato su internet. Leggiamo questo che ci dice a proposito dell'assenza anche del candidato Bargigesi, il candidato espulso dalla Lega, ecco, lo vedete, non mettendoci la faccia in un confronto è ancora peggio. Ma dov'è la vera politica in questa provincia? È quello che ci chiediamo anche noi dopo questa assenza ingiustificabile. Allora riparto da Emanuele Di Marco, direttore della Lomellina. Sì, io tornerei un momento a parlare di viabilità, in quanto la considero comunque strettamente legata anche ad altri argomenti determinanti, come economia e lavoro. No, ho apprezzato che Giovanni Palli prima abbia parlato di programmazione. Io faccio spesso riferimento alla necessità di avere una visione di dove si voglia portare il nostro territorio. Io credo che un concetto che dobbiamo dirci chiaramente e che è bene che i cittadini sappiano, che poi gli investimenti e gli sforzi delle aziende presso cui loro stessi lavorano rischiano poi di risultare vani nel momento in cui, molto banalmente, un prodotto o un'eccellenza che loro producono finisce poi per essere trasportata su un camion che deve affrontare strade dissestate o comunque male organizzate. Ecco, parliamo della Broni Mortara. È un progetto che ogni tanto ritorna a galla e viene ridiscusso e torna sulle cronache locali. Noi stessi ogni tanto torniamo a occuparcene. Il presidente uscente, Vittorio Poma, pochi mesi fa ha lanciato una sorta di invito alla politica locale. In buona sostanza ha detto: ditemi realmente cosa volete fare. Ecco, le chiedo... a suo parere è un progetto nel 2021, ormai quasi nel 2022, ancora spendibile, su cui si può ancora ragionare, o appunto nella sua visione c'è dell'altro? Allora, presidente uscente Poma ha fatto una domanda, secondo me molto, ha ribaltato la domanda, no? Però è stato molto chiaro. Io nei confronti infatti che sto facendo sul territorio sto dicendo la stessa cosa: ditemi quali sono le priorità, ditemi che cosa volete fare e che cosa si può fare, che cosa posso portare avanti come presidente della provincia per dare una mano al territorio, per dare una mano alle amministrazioni locali e di conseguenza ai cittadini. Il progetto, che è un progetto di cui si parla da tantissimi anni, è un progetto di cui poi
nelle prossime settimane, perché oggi ho fatto il passaggio su Mortara e nei giorni passati in Lomellina, in tutta la Lomellina, perché l'ho girata tutta in lungo e in largo, non abbiamo parlato di quel progetto, dico la verità, non è emerso. Questa sera a Mortara probabilmente non è neanche emerso, perché l'incontro è stato un incontro molto, molto rapido, perché avevo questo incontro e questa serata a Telepavia, e quindi mi sono fermato poco più di mezz'ora, dove abbiamo toccato una serie di punti e dove si è parlato anche di futuro dell'edilizia scolastica. Infatti si è parlato anche del Pollini, per esempio, e si sono fatti una serie di ragionamenti. Non abbiamo parlato di quello, sicuramente è un argomento come dicevamo, ha avuto per anni delle discussioni importanti, e sicuramente sarà uno degli argomenti di cui parlerò con il territorio, e che verrà preso in mano insieme al territorio, e cercheremo di capire un attimino sia che cosa vuole il territorio, la fattibilità e eventualmente le tempistiche. Allora, Manuela Marziani, a te la palla. Io avrei due curiosità, esagero. Allora, una è legata alla viabilità, e in particolare al ponte di Barco del Reguardo, perché eravamo rimasti a un ponte completamente nuovo che doveva realizzarsi nei prossimi anni, con dei progetti attesi per essere pubblicati in estate, comunque giugno-luglio, e non se ne è saputo più niente, non sappiamo a che punto sono, se questi progetti sono arrivati oppure no. Il presidente del comitato Ticino 2000, Maiocchi, ha più volte sollecitato Poma e il dirigente per sapere appunto se c'era qualche progetto, che cosa era arrivato, di cosa si stava parlando, e non ha mai ricevuto risposta. Quindi questa era una cosa, e l'altro tema che temo sia caldo per la provincia sono i fanghi. E sì, sorride. Metterei anche la mano nei capelli in questo caso. E che cosa si può fare, che cosa si deve fare, che cosa si vuole fare per il problema di... Allora, sui fanghi, partiamo dai fanghi. Condivido. Allora, sì, partiamo dai fanghi. Sicuramente sono un argomento che scotta. Io proprio negli incontri che ho fatto in queste settimane, e anche perché io faccio, non l'ho detto prima, ma ho un lavoro e faccio un'attività che mi porta a fare 70.000 km all'anno in auto. Ho clienti su tutto il territorio, ho molti clienti in Lomellina, in tutta la Lomellina. Ho lavorato a Vigevano anche per 3 anni, e molti clienti li seguo da un decennio, e sono molto spesso su questo territorio, sono molto spesso in queste strade, e devo dire che quest'estate i miasmi sono stati veramente forti, e devo dire che tanti comuni hanno esternato questa problematica legata proprio allo spandimento di fanghi, e questo è un problema che c'è da moltissimo tempo, in primo luogo perché non è mai stata fatta una vera e propria regolamentazione. So che parlamentari pavesi hanno fatto emendamenti per cercare di regolamentare questo spandimento di fanghi, i famosi gessi da defecazione che vanno assolutamente regolamentati, e va fatto un intervento proprio a monte al Ministero dell'Ambiente. Questa è una pecca enorme che porta delle problematiche in questo territorio importantissime. Tra l'altro, lo spandimento dei fanghi viene fatto per lo più in 5 città della Lomellina, tonnellate di fanghi, e sicuramente qui è un problema importantissimo. La provincia chiaramente ha delle funzioni di vigilanza, questo è quello che fa la provincia, ma sicuramente mi aspetto, non questo governo, perché questo governo ha delle finalità diverse, il governo Draghi
non è stato costruito per intervenire in tanti punti e tante problematiche storiche, ma è stato costruito per altro. Sicuramente il prossimo governo, mi auguro che se dovessi essere presidente della provincia, sicuramente sarò un interlocutore molto attento e che in continuo cercherà di avere un'interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente. E questo è il primo punto. Per quanto riguarda invece il Ponte delle Barche, che è un altro ponte che faccio spesso perché ritorno a Pavia e passo da Bereguardo molto spesso, dove sono anche dal mio amico segretario Jacopo Vignati, segretario provinciale che vedo da anni e che incontro spessissimo, sicuramente è un problema importante, sulle progettualità e su quello che si vorrà fare, farò sicuramente un incontro appena eletto, se dovessi essere eletto, chiaramente, con il sindaco di Bereguardo per parlare con lui di eventuali progetti, per capire un attimino a che punto siamo rimasti. Io ho fatto un passaggio in quella zona, a Bereguardo, a Trovo, a Casorate Primo, più che di quello si è parlato della logistica di Trivolzio, che è il tema di questi giorni. Si è visto e tutti hanno chiesto, tornando proprio a questa nuova logistica, anche delle infrastrutture, perché chiaramente l'SP11, quella di Trovo, è una strada che non è in grado di sopportare 300-400 tir. Ecco, di questo si è parlato a lungo con tutti e tre i sindaci e del ponte non abbiamo parlato, però sarà un argomento sicuramente importante che andrà affrontato. Allora, io vorrei ritornare a parlare un attimo di politica. Abbiamo già affrontato alcune tematiche davvero spinose per quanto riguarda la provincia di Pavia. Faccio mia questa opinione del nostro telespettatore che dice, la sinistra è oscena perché non è riuscita a raggiungere il numero per presentare la lista. Al di là dell'espressione colorita del telespettatore, Pali, le chiedo, questa sinistra che potrebbe essere l'ago della bilancia di queste elezioni perché alcuni di questa sinistra sono con lei, altri sono con il suo sfidante. Come leggiamo questo quadro politico così complicato? Anche perché in effetti non ha avuto i numeri per presentare un candidato, una sinistra che comunque esprime un parlamentare, un consigliere regionale, insomma, una sinistra che comunque ha un peso politico, anche in alcuni comuni del territorio. Beh, credo intanto che il candidato, che poi non è riuscito a raccogliere le firme, che è il sindaco di San Martino Sicomario, Zocca, era un candidato, che tra l'altro è anche candidato al Consiglio provinciale perché è il capolista, molto preparato, io lo conosco, ho avuto, tra l'altro ci siamo trovati anche proprio intorno a questo tavolo a parlare di politica. Prima del Covid, sarebbe stato sicuramente un avversario, in gamba su cui ci saremmo potuti confrontare, con le nostre diverse sensibilità su molti temi. Mi dispiace che non sia riuscito a raccogliere le firme, si è fermato peraltro, a poche firme dal numero minimo per poter presentare la lista, sicuramente, io non ho visto delle dichiarazioni ufficiali del PD, del Partito Democratico e della sinistra in appoggio a l'uno o all'altro candidato. Credo sicuramente che sarebbe stato importante nella dialettica politica avere un presidente appoggiato dal Partito Democratico, che comunque è un partito importante a livello italiano e anche in provincia di Pavia, le voci di corridoio di eventuali appoggi al mio avversario, le ho sentite, ma non le voglio commentare perché sono sicuro che alla fine gli amministratori sono amministratori
che conoscono bene cosa vuol dire amministrare, cosa vuol dire essere sindaco, cosa vuol dire essere sul territorio come consigliere comunale, come assessore. Credo che saranno molto attenti nel valutare i progetti e le persone, saranno molto attenti nel valutare la proposta amministrativa, perché credo che saranno degli elettori molto attenti, e credo che saranno molto attenti anche al tipo di proposta in termini anche di ampio respiro, perché credo che sia importante anche sottolineare che c'è una proposta di ampio respiro, perché c'è un candidato che ha la possibilità di andare avanti nei prossimi 2 anni e mezzo e avrà la possibilità di essere ricandidato. C'è una proposta che non è di ampio respiro, visto che il mio avversario scade a maggio con il terzo mandato, e quindi decadrà la provincia e si riandrà al voto nel caso fosse eletto lui, perché la legge provinciale parla chiaro, a maggio o quando ci saranno le prossime elezioni, non potendosi più ricandidare come sindaco, decadrà da presidente della provincia, e quindi a settembre si riandrà al voto un'altra volta. E credo che questo sia importante sottolinearlo, e credo anche che gli elettori e gli amministratori di qualsiasi partito politico e di qualsiasi sensibilità dovranno tenerlo a conto, lo terranno da conto. Nel frattempo è arrivata una precisazione sempre online sulla nostra pagina Facebook di Martina Draghi, segretario provinciale di Articolo 1. Vado a leggervela, che dice: la sinistra, la lista l'ha presentata della lista della Casa dei Comuni. Questa era la sua precisazione arrivata mentre lei parlava, candidato Palli. Sì, sicuramente sì, perché è vero, c'è una lista di consiglieri, ci sono 12 consiglieri candidati, si parlava della lista del presidente. Del presidente, sì. Ecco, questo era giusto precisare anche la precisazione di Martina Draghi. Abbiamo ancora un 6 o 7 minuti, magari un giro veloce, iniziamo ancora da Repossi e poi andiamo da Oliviero Maggi. Allora, io volevo fare un'ultima domanda a Palli che riguarda l'incapacità che da troppo tempo, direi da sempre, caratterizza il nostro territorio, quella di cercare di fare sistema, di essere un territorio unito in battaglie importanti che possono riguardare il lavoro, il turismo. Ecco, come può la provincia rappresentare un collante delle grandi risorse che ci vengono riconosciute, ma che per un verso o per l'altro non riusciamo mai ad esprimere? Allora, la domanda è una domanda molto interessante. Intanto io faccio un esempio, perché è un esempio di territorio, di una porzione di territorio che conosco bene, perché l'ho amministrata come presidente della Comunità Montana. Noi abbiamo fatto rete, l'abbiamo fatto in Comunità Montana, l'abbiamo fatto in Oltre Po dopo le ultime elezioni amministrative. Ci sono amministratori che parlano la stessa lingua, dalla montagna fino a Voghera città, passando per Stradella e l'Oltrepò orientale. Stiamo facendo tutti insieme delle progettualità importanti, stiamo lavorando in sinergia e stiamo portando avanti tanti temi legati in particolar modo alla vocazione del territorio, che è una vocazione chiaramente di eccellenze enogastronomiche e turistica. E stiamo cercando di fare rete anche con i privati, con gli imprenditori che hanno capito che facendo rete anche tra loro l'unione fa la forza. Lo stanno facendo bene, io faccio sempre l'esempio degli imprenditori degli e-bike, che hanno capito, consorziandosi, che può essere un'attività importante quella di sfruttare il turismo lento, la Greenway e tutte le vie storiche che ci sono sul nostro territorio e che ci sono anche nelle altre zone, nelle altre macro aree, quindi sia in Lomellina che nel Pavese. Credo che ci siano altre aree omogenee che stanno lavorando insieme, ne ho trovate parecchie girando in questi giorni, in queste settimane. Lo trovate nel Pavese, nel Basso Pavese, dove ci sono unioni di intenti grazie ai piani di zona. Le ho trovate in Lomellina, dove c'è il GAL, che fa molto da
da Collan e ci sono zone che stanno andando avanti insieme in maniera compatta. Credo che si possa riportare le buone esperienze che sono state portate avanti sul nostro territorio, si possano portare anche a livello provinciale per far parlare tra loro i territori e per riuscire a fare una programmazione che rilanci la provincia di Pavia e la possa portare nel posto in cui merita, cioè un posto centrale nel panorama del Lombardo e anche nel panorama italiano. Oliviero, dall'Oltrepò. Ecco, due focus che volevo sottolineare, uno dove, visto che ormai è una parola che abbiamo visto che piace molto al candidato, che è un ruolo da King Master, che può avere la provincia sulla questione della fauna selvatica, perché sappiamo che vediamo il problema dei cinghiali, il problema dei caprioli, i lupi, che di recente insomma, stanno facendo anche... Ho parlato con un allevatore di Montalto che sta faticando veramente e adesso gli hanno appena mangiato un'alpaca e tre pecore, per dire. E poi c'è il problema dei cinghiali, tra Boni e Stradella ultimamente 15 cinghiali sono stati abbattuti dalle squadre della polizia provinciale, però sappiamo che tanti altri ce ne sono in giro, c'è il problema degli incidenti stradali. Ecco, qui volevo chiedere appunto a Palli se la provincia non può avere ancora un ruolo più incisivo, più forte su questo problema. E l'altra questione che volevo porre è il problema dell'amianto. Abbiamo la vicenda di Broni, sappiamo che fortunatamente la Fibronit è un tema che si sta fortunatamente concludendo. C'è, come aveva ricordato, la partita del liceo, che si sta giocando per la costruzione del nuovo liceo, ma abbiamo il grande problema dei tantissimi tetti, coperture di ogni genere in giro anche per la nostra provincia. Ci sono dei comuni, Broni e Stradella hanno messo delle risorse proprie per incentivare i privati nelle piccole coperture, però veramente servono fondi perché ora adesso la vera emergenza, Fibronit appunto a parte, è proprio quella delle coperture private. Sicuramente sono tutti temi importanti, la fauna selvatica sicuramente, vabbè, c'è stata una scelta negli anni passati per quanto riguarda i lupi, c'è stato un ripopolamento sul nostro territorio e chiaramente i lupi poi fanno il loro mestiere, il loro istinto li porta a cacciare. Sicuramente questa è una scelta, i lupi da noi non esistevano più, è stato fatto questo ripopolamento che oggi ha portato dei branchi che sicuramente mettono molto in difficoltà gli allevatori. Qualche anno fa c'erano stati degli attacchi anche nei confronti di animali domestici come cani, era stato portato addirittura in Parlamento, in un'interrogazione parlamentare, il caso del cane briciola che era stato sbranato alla Scaparina, che è un territorio dell'alta comunità montana, e questo aveva suscitato anche molto clamore, molta paura anche da parte dei residenti. Stessa cosa, i cinghiali soprattutto si sono spostati in pianura, infatti la parte montana e molti cacciatori in questo periodo stanno andando a caccia, ma non ne trovano molti perché si sono spostati in pianura creano dei danni importanti sia ai mezzi, alle vetture, ma anche soprattutto agli agricoltori che hanno degli importanti danni nei loro campi e nei loro raccolti. Sicuramente va fatto un ragionamento, una programmazione anche in quel senso per cercare di superare queste problematiche con Regione Lombardia, con l'assessorato competente che fa riferimento all'assessore Rolfi, l'assessorato all'agricoltura, che ha anche quella competenza e in particolare anche la competenza della caccia, su cui va fatta sicuramente un'ampia
programmazione, un'ampia concertazione con l'assessorato, perché è un tema molto caldo, un tema importante, un tema che ci vede protagonisti sui territori, ci vede anche come amministratori il primo, chiamiamolo, il primo front office, no? Chiamiamolo così, nei confronti dei cacciatori, dei cittadini, e quindi sicuramente Provincia può dare una mano ai sindaci che a loro volta hanno i rapporti diretti con i cacciatori e con gli agricoltori e i cittadini. Questo lo dico perché molto spesso il cittadino non fa distinzioni tra quelle che sono le competenze provinciali, le competenze comunali, le competenze regionali, sia in questi casi che nelle strade. Per il cittadino è sempre colpa del sindaco, certo. Quindi io credo che una provincia attenta che possa fare da trade union con i tavoli e con gli enti che poi decidono può essere importante e può essere fondamentale nel riuscire a fare una sintesi che dia una mano assolutamente ai territori. Allora, sindaco, nel frattempo è arrivato l'avanzo, perché insomma è un po' un po' di polemica ci vuole. È arrivato un commento di Giovanni Amato, che è sindaco di Magherno ed è che ci sta seguendo e che ovviamente è anche in lista con il candidato Bargigia, dice: comprendo le varie comprensibili richieste da parte dei giornalisti, chiedo semplicemente se il candidato è a conoscenza delle competenze della provincia e come tale quali sono nello specifico le sue linee programmatiche. Abbiamo ancora pochissimo, Palli, vogliamo dare una risposta al sindaco di Magherno, che è in lista appunto con il candidato Bargigia, se non mi sbaglio. Allora, saluto Giovanni Amato, sindaco di Magherno, che ho visto per l'ultima volta alla relazione di fine mandato del presidente Poma, e gli prometto che una volta eletto sarà il primo comune che andrò a trovare, visto che in questi giorni non sono riuscito a passare, ma passerò volentieri. Scherzi a parte, Giovanni è un amico ed è un bravo amministratore. Sicuramente il programma è un programma molto chiaro, le competenze le conosco molto bene, ci saranno i primi 100 giorni da affrontare con degli interventi immediati, una cabina di regia da mettere in piedi rapidamente con i sindaci, con gli amministratori per quanto riguarda il PNRR, la programmazione del PNRR che sarà importantissima. Da lunedì, come dicevo, immediatamente PTCP, concertazione e passaggi successivi per arrivare velocemente alla stesura di un documento importante collegato a quello che sono gli indirizzi dei piani di governo territoriale, una ricognizione di quelle che sono le priorità e di progetti già messi in campo, i progetti che devono essere accelerati e devono essere portati avanti in tempi brevi, come per esempio il progetto del Ponte della Becca, su cui si è fatto un bel incontro venerdì e su cui sicuramente la provincia può intervenire, delle attività importanti, qualcuna appena partita che va sicuramente potenziata, come lo Sportello Europa, che è uno sportello importante per i sindaci, soprattutto i piccoli sindaci dei piccoli comuni, che hanno bisogno di essere accompagnati nei bandi europei e non solo, e anche nelle rendicontazioni successive. Sicuramente una stazione unica appaltante, perché è importante, visto che la provincia di Pavia manca. UPI ha indicato delle province virtuose che, come la provincia di Brescia, che ha una stazione unica appaltante importante, e ricordo ai telespettatori e ricordo anche il sindaco di Magherno che molti di quelle linee programmatiche, molte di quelle linee di finanziamento, tra cui il PNRR, non solo, obbligano i comuni ad avere e ad appoggiarsi ad una centrale unica di committenza e una stazione unica appaltante. La provincia di Pavia sicuramente sarà
pronta nei prossimi mesi a dare questo servizio ai comuni che lo richiedono, un po' come fa Comunità Montana, dove si appoggiano comuni importanti, dove si sono appoggiati comuni importanti come il Comune di Vigevano, e poi una avvocatura provinciale che possa dare una mano ai comuni, visto che i contenziosi sono sempre in aumento. Tanti piccoli e grandi servizi che possono aiutare i piccoli comuni e non solo. In 15 secondi Palli, non uno in più, perché un amministratore, perché ricordiamo vanno a votare solo gli amministratori, dovrebbe votarla. Perché io ho un'esperienza importante, ho fatto tutti gli step dell'amministrazione pubblica, consigliere comunale, sindaco, sono presidente della Comunità Montana, che è un ente di secondo livello molto importante che coordina i comuni, perché come dicevo prima il mio mandato sarà un mandato d'ampio respiro, sarà un mandato serio, con una candidatura seria, una candidatura che ha l'appoggio di partiti politici importanti e soprattutto una candidatura che non porterà la provincia di Pavia a dover ritornare al voto nella prossima primavera, come invece, ahimè, la candidatura del mio avversario porterà. Che oggi il suo avversario non si è presentato a questo confronto. Grazie ancora, in bocca al lupo a Giovanni Palli, candidato alla provincia dei comuni. Ringrazio anche di cuore i nostri ospiti collegati online, i colleghi giornalisti Oliviero Maggi, Manuela Marziani, Sandro De Posse ed Emanuele Di Marco. Grazie per aver fatto queste interessanti domande al nostro candidato presente, l'unico candidato presente. Io chiudo qui questa puntata. Io vi ricordo che la provincia deve dare delle risposte, deve metterci la faccia, ma soprattutto deve dare la sua parola. Buonanotte, salve, alla prossima.